non tragga in inganno il risultato finale. Il 3-2 con il quale il Lecce batte il Padova è molto più largo se si conteggiasse la mole di gioco e le occasioni costruite dai giallorossi di Liberani. Subito avanti, dopo 10 minuti, grazie al colpo di testa di Scavone che si fa trovare al posto giusto sul calcio d'angolo di Petriccione. Il raddoppio, firmato da Armellino con uno slalom tra i difensori patavini e concluso mirando all'angolo più lontano, mette la gara sui binari della tranquillità per i padroni di casa. Ma a rimettere in partita il Padova, ad inizio ripresa, è un calcio di rigore discusso, non tanto per l'intervento di Meccariello su Bro, quanto il fatto che l'azione sia nata da una spinta evidente dell'attaccante avversario sul difensore salentino. Dal dischetto, Capello realizza, riaccendendo le speranze del Padova. Immediatamente spente dal terzo gol salentino. A firmarlo è Lucioni, bravo a correggere la prima conclusione di Calderoni. La gara resta sotto controllo da parte del Lecce, che nei minuti di recupero subisce il secondo calcio di rigore. Anche questa volta l'intervento su Bonazzoli sembra meno grave di quanto non dica il direttore di gara. Dal dischetto lo stesso Bonazzoli fissa il punteggio sul 3-2, risultato fin troppo striminzito per un Lecce che continua a restare nel gruppo delle migliori di questa Serie B.